Salve a tutti, oggi è giorno di cambiamento e vorrei cambiare qualche attrezzo del mio piccolo laboratorio e vediamo subito di cosa si tratta. Ecco, come molti di voi sapranno, io ho costruito questa fresatrice a ponte da montare sul tornio, che è veramente eccezionale e ha una forza molto grossa rispetto alla sua struttura. Perché anche se può sembrare debole, in realtà essendo fatta a ponte è molto più robusta di tante fresatrici piccoline. Però c'è sempre il rovescio della medaglia, che ogni volta che mi vuole un piccolo pezzetto, devo sempre montare la fresatrice sopra il tornio, smontare il mandrino, e se è una cosa veloce arriva che uno ci si stanca, e allora vorrei provare a togliere il mio trapano e mettere una piccola fresatrice che sostituisca il trapano e faccia anche da fresatrice e per i piccoli lavoretti, diciamo. Ed ecco la mia piccola fresatrice nuova, presa direttamente dalla Cina, e per ora non sono in grado di relazionare questa fresatrice, questo magari avverrà più avanti, per ora vediamo solo com'è e come non è.
chiaramente si tratta di una fresatrice molto semplice, però mi sembra fatta abbastanza bene. Non ha il cambio dal reverse per i filetti, non ha, ma io preferisco così perché preferisco, quando arrivo alla fine, preferisco fermarmi. Ecco, se noi mettiamo questo qui, così che la marcia lenta. Io ho inserito un pedale a piede. Qui metto il blocco del relè. Ecco, io lo uso in questo modo. E metto la marcia avanti, poi col pedale la faccio partire. E mi piace molto di più perché così, quando sento lo sforzo, posso fermarmi immediatamente senza che mi ritorni indietro, che faccia delle cose in automatismo, diciamo. Ecco, io parto, tanto per dire, scendo, vado giù il filettino, poi mi fermo, metto la retromassa chiaramente e torno su con tutta tranquillità. E per me è molto meglio così che l'automatismo che quando arriva a fine corsa ritorna su. Ho già visto che ci sono alcuni particolari da rivedere e uno di questi è i volantini, ce ne sono tre, sono tutti e tre uguali, di 120. Loro hanno fatto la foratura non centrale rispetto al volantino, di conseguenza quando gira fa un po' così e questo non mi piace. Vedete? Non mi piace assolutamente. In più hanno fatto la foratura troppo esagerata, troppo, e c'è troppo gioco e quindi sono tutti e tre da rivedere. Un'altra cosa da rivedere è l'alzata verticale della testa, perché loro usano un dado di la chiocciola di ghisa e la ghisa non può andare bene, c'è poco da fare. Allora, se scendiamo non c'è problema, se andiamo su, devo proprio sforzare al massimo. E questo prima o poi porta a rovinare sia il dado, che mi interessa poco, e sia la madre vita e tre pezzi di dale. Quindi prima che si mangi, che si logori il filetto, è meglio già modificare il dado e fare un bel bronzo. A parte queste due criticità, la fresatrice, la piccola fresatrice nel suo insieme non mi sembra male, è abbastanza solida, pesante, ha un bel basamento, una bella slitta. E niente, per ora rimaniamo così e al prossimo video vedremo tanti aggiornamenti e anche le modifiche che dicevo prima. E niente, saluto a tutti, buona fresatrice e al prossimo video. Ciao ciao!